Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 59. Finalmente uscimmo dall'ospedale e ci dirigemmo a casa. Eh sì, casa dolce casa, finalmente. Presi la chiave e la misi nella serratura della porta. Quando aprì la porta, quello che vidi mi spiazzò. Tutta la casa sottosopra, pareti brattate di sangue con strane scritte del tipo: "Non mi farei male un'altra volta. Ucciderò te e la tua stupida famiglia" e cose così. Papi, che succede? Succede che ho le palle piene di questa situazione. Sara, vai dalla vicina, stai un po' con lei. Io e Est dobbiamo andare via. No, papi, io vengo. Adesso basta. C'entro pure io in questa situazione. Quindi vengo pure io. No, piccola, è pericoloso. Ormai cosa abbiamo da perdere? Va bene, puoi venire. Ma stai attenta e stammi vicino. Certo, papi. Tornammo in macchina e ci dirigemmo alla mia vecchia casa dell'infanzia. Sono un po' scosso perché entrare una seconda volta dopo tanto tempo fa un certo effetto. Finalmente arrivammo. Devo scoprire di più su questa situazione. Presi la chiave ed aprì la porta. Allora, Est, te vai all'ufficio di mio padre. Sara, te vai nella stanza di mia madre, mentre io vado nella mia camera. Annuirono assieme e iniziammo le ricerche. Andai nella mia camera e iniziai a rovistare nei cassetti della scrivania. Nulla. Trovai solo dei miei vecchissimi appunti di quando andavo ancora a scuola. Trovai penne, matite, gomme e robe varie. Ad un certo punto trovai un diario, il mio diario dei segreti. Iniziai a leggere il primo foglio. È tutto così strano, ho una famiglia strana. Un fratello strano ma presente allo stesso tempo. E forse anche io sono strano. Tutto il mondo è strano alla fine. Ognuno è diverso da un'altra persona per come si atteggia o per come parla. Io sono strano, ma allo stesso tempo mi sento appeso a un filo. Mia madre e mio padre li odio. E l'unica cosa che ho e a cui voglio bene veramente è mio fratello. Non ci posso credere. Avevo un fratello. Chi è? Che fine ha fatto? Perché non ricordo nulla di lui? Perché non ho foto con lui? Cosa c'entra il capo con me e il mio presunto fratello? Troppe, anzi troppissime domande mi frullavano nella testa. Quando a un certo punto...